Lorenzo Micchio è conosciuto da tutti soprattutto nei momenti di festa, ma è arrivata una notizia sconvolgente nella sua vita, l'addio tragico. Il celebre wedding planner da anni celebra i matrimoni dei VIP, ma poche ore fa ha dovuto incassare una terribile notizia che l'ha sconvolto. Un lutto non semplice da digerire, tanto da dedicare un lungo post strappalacrime sui social, ecco cos'è successo. Ha organizzato le nozze dei personaggi più celebri del mondo dello spettacolo. Enzo Micchio, partito giovanissimo dalla provincia di Napoli, si è imposto al grande pubblico riuscendo a coronare il suo sogno. La sua fama è cresciuta a dismisura anche grazie ai suoi format televisivi in cui ha sempre spiegato nel dettaglio come organizzare una cerimonia nei minimi dettagli, a dimostrazione del fatto che sono proprio i dettagli a fare la differenza. Poche ore fa però, il wedding planner dei VIP ha dovuto fare i conti con una notizia davvero terribile e inaspettata. Non si è mai preparati a dover dire addio alle persone care, ma per Enzo questa è una grandissima perdita, un vuoto incolmabile e doloroso. Enzo Micchio, la terribile notizia, il lungo post commovente. Con un lungo post commovente, Enzo Micchio ha ricordato una cara amica e una preziosa collaboratrice, Monica, raccontando nel dettaglio il suo legame infinito con la donna. Non si è mai pronti ad accettarla e il vuoto che crea è spesso incolmabile. Cara Monica, ho imparato da te a non mollare mai neanche quando la vita ti gira le spalle, mai, fino all'ultimo respiro. Con queste parole Micchio ha poi raccontato alcuni aneddoti del passato, Enzo e Monica, infatti, ne hanno fatta di strada insieme. Mi sei stata accanto col sorriso nei momenti di festa, sempre pronta ad organizzare e a coinvolgere, tra le cene in casa, le feste a ballare e cantare come ragazzini o solo per una chiacchierata, ha scritto ancora su Instagram. Infine, le ultime frasi dedicate alla cara Monica che sanno di rimpianto e nostalgia, mi spiace non averti abbracciata quando avrei voluto, ti voglio bene mo, fai buon viaggio. Una tragedia nella vita privata del wedding planner che ha perso così un affetto caro, con Monica ha condiviso tante gioie e sconfitte. L'ultimo saluto su Instagram è stato un dolce commiato per dimostrarle tutto il suo amore.